Salve a tutti! Oggi vorrei parlarvi delle attività stregonesche da fare con le energie dell'autunno. L'autunno infatti è un periodo magico, perfetto per la stregoneria. Mentre ci avviciniamo alla seconda metà dell'anno e più vicino a Mabon e Samhain. La stregoneria in autunno è il culmine della stagione delle streghe. Mentre ci avviciniamo a Samhain e il raccolto offre un assortimento di modi per creare magie autunnali. Man mano che il velo si assottiglia, diventiamo sempre più in sintonia con l'altro mondo, l'altro lato, e diventiamo sempre più consapevoli delle energie della Dea Oscura. Di seguito vi illustrerò alcuni oggetti autunnali naturali che possono essere utilizzati in stregoneria, incantesimi e magie, e come è possibile utilizzare la protezione magica durante la stagione autunnale. Cominciamo con la zucca. Le zucche sono sinonimo di stagione autunnale, in particolare per Halloween o Samhain. Zucche sono state usate per secoli come una forma di protezione dagli spiriti malvagi e quando soprattutto il velo tra questo mondo e l'altro si fa sempre più sottile. Le zucche possono essere messe in mostra fuori dalla porta come una forma di protezione, appunto. Se svuotate l'interno della zucca, potete posizionare una candela magica all'interno, unta con l'olio per la tua intenzione magica. Inoltre si possono applicare dei sigilli anche all'interno della zucca e il coperchio superiore della zucca rimesso ovviamente a chiudere in posizione dove ci potete mettere ulteriormente un sigillo di protezione. Le zucche più piccole e quelle in miniatura possono essere invece posizionate su delle mensole o tavoli come una forma di protezione e assistenza per la divinazione. Invece i semi di zucca possono essere aggiunti per incantare borse e incantesimi, appunto. Le zucche possono essere usate nella magia e negli incantesimi, infatti, per la divinazione, la protezione, la prosperità, la magia dei soldi e la guarigione. Un altro strumento utile è l'aglio. Si può usare in polvere, in bulbo o in una treccia. L'aglio può essere usato in borse per ciondoli, appeso a porte o finestre, aggiunto a incantesimi o portato appunto in una borsa. L'aglio può essere usato nella magia per la protezione, la guarigione, proteggere magie e spiriti negativi, onorare Ecate e la protezione contro i vampiri psichici. Il mais. Il mais può essere usato in magia per la e anche per la decorazione domestica. Il mais può essere usato nella forma di chicchi sull'altare, oppure appeso al muro intero per accogliere le energie della stagione. Il mais può essere di qualsiasi colore e dimensione ai fini della stregoneria in autunno. Il mais può essere usato per la fortuna, la prosperità e l'abbondanza. Poi abbiamo alberi e foglie. La maggior parte degli alberi farà cambiare colore alle loro foglie in autunno e perderanno così il loro verde brillante per assumere toni dorati e più ambrati, più caldi. Sia le foglie che i rami degli alberi, appunto, possono anche essere usati negli incantesimi e nelle magie. Il legno e le foglie degli alberi possono essere usati nella magia e negli incantesimi creando una ghirlanda di foglie, macinando le foglie in polvere oppure miscelandole, oppure come legna che brucia in un falò o nel camino, oppure portando con voi una foglia o un pezzo di legno, oppure si possono usare sull'altare o nella casa per attirare le proprietà magiche dell'albero. Alcuni alberi comuni che iniziano a cambiare il colore della foglia proprio in autunno, abbiamo l'acero che può essere usato per l'amore, i soldi, la fortuna e la ricchezza, la quercia, che può essere usata per la saggezza, la forza, la giovinezza e la guarigione. L'olmo per la protezione dei fulmini, la connessione con il mondo elfico e il divino femminile.
Inoltre abbiamo la betulla che può essere usata per la fertilità, collegata alla salute e i problemi femminili, con il rinnovamento, la crescita e protezione dal male. Abbiamo il pioppo che potrebbe essere usato appunto per la protezione, l'abbondanza, la divinazione, il successo e la trasformazione. Inoltre la castagna. La castagna può essere usato sia la castagna vera e propria, il legno e le foglie. E sono usati per l'abbondanza, per la magia sugli animali, per il successo e per l'amore. Poi abbiamo il sambuco, che ovviamente può includere sempre il legno, le foglie e le bacche dell'albero. E sono usati per la protezione, la guarigione, l'intuizione e il rinnovamento, quindi morte e rinascita. Poi abbiamo il noce, anche qui può essere usata la noce, il legno o le foglie, e sono usate per la ricchezza, i soldi, la salute e la guarigione. Inoltre la mela. In realtà le mele sono abbondanti in autunno, sia nei negozi, nei mercati, oppure da raccogliere in un frutteto, sarebbe già un atto magico. Il sidro di mele può essere usato al posto del vino durante i rituali, oppure può essere infuso di benedizioni prima di essere bevuto. Il legno di mele può creare anche un'eccellente bacchetta magica. E ovviamente può includere le foglie, il legno e la mela stessa. Possono essere usati per l'amore, la fortuna, la fertilità e i soldi. Inoltre si possono fare anche delle torte. Le torte sono molto popolari in autunno e possono essere infuse con magia di incantesimi, anche se gli ospiti previsti non sono propriamente delle streghe o stregoni. Per esempio, si possono incidere nella torta, i sigilli magici, quindi potete fare delle crostate e farci magari il pentacolo, quindi potete anche divertirvi. Poi si possono fare anche biscotti, che possono essere ovviamente tagliati in forme magiche, ci si possono incidere dei sigilli prima della cottura, oppure possono anche essere sigilli disegnati con la glassa dopo che i biscotti si sono raffreddati dopo la cottura, questo ovviamente alla vostra fantasia. E mentre in questo momento il velo inizia a diradarsi tra questo mondo e l'altro, è importante proteggersi magicamente da ciò che potrebbe esservi intorno energeticamente. Alcuni modi che si possono usare per inserire facilmente la magia della protezione nella routine quotidiana. Innanzitutto possiamo fare una bottiglia oppure vaso di protezione per le streghe. Questo può essere un vaso per incantesimi di piccole o medie dimensioni, riempito con erbe e oggetti protettivi. Alcuni barattoli possono includere vetri rotti, unghie, coltelli, urina oppure aceto per la protezione. Il barattolo o la bottiglia degli incantesimi viene comunemente collocato vicino all'ingresso o sepolto sotto il giardino. E sempre l'entrata, l'ingresso della casa, quindi il portico anteriore se l'avete, è più importante. I vasetti e le bottiglie degli incantesimi per la protezione possono essere anche unti regolarmente con un olio protettivo che avete precedentemente creato. Inoltre possiamo usare le candele a protezione. Bruciare le candele bianche o nere ogni giorno può aiutare a mantenere la casa e lo spazio libero dalle energie negative. Se usi per esempio un bicchiere grande o un barattolo di candela, puoi accenderlo ogni giorno e lasciarlo bruciare il più a lungo possibile fino a che senti che abbia purificato le energie della stanza. Puoi ungere le candele invece con un olio protettivo prima di accenderle e lasciarle che la candela bruci in un posto sicuro sull'altare oppure in un angolo della tua casa. Un'altra cosa che potremmo usare è il sale nero oppure il sale bianco. Il sale nero o il sale bianco possono essere utilizzati per la protezione quando vengono spruzzati intorno agli ingressi, ai davanzali, alle porte che conducono a casa o intorno alla linea di proprietà, quindi a creare proprio un cerchio magico di protezione. Questo può aiutare a tenere lontani i ladri, ma anche gli spiriti indesiderati e gli spiriti erranti. Puoi anche portare con te un po' di sale nero
in una fiala per proteggerti ovunque tu sia e combinarlo con una pietra protettiva come la turmalina nera oppure l'occhio di tigre. Possiamo usare anche la pulizia della casa come momento magico. Si possono ungere le porte e le finestre con un olio protettivo ogni giorno oppure ogni settimana per mantenere la casa protetta dalle energie indesiderate. Un lavaggio di protezione può essere utilizzato per lavare i pavimenti e la casa per un'ulteriore energia protettiva. Per esempio, si può usare l'aceto dei quattro ladri, che può essere efficace per la protezione dalle energie negative, la messa al bando e la guarigione, che può essere usata come lavaggio del pavimento, l'unzione delle finestre e porte o per ungere le stesse. L'autunno è il periodo più stregato dell'anno, pieno di così tanto che può essere usato nella magia na naturale ed elementale. Mentre ci avviciniamo a Samhain, arriviamo alla fine della ruota dell'anno e aspettiamo che inizi Yule. Durante la stagione autunnale, l'aspetto della dea oscura governa il periodo dell'anno. Grazie, per oggi è tutto. Alla prossima, ricordatevi di sostenere il canale iscrivendovi soltanto ed esclusivamente contenuti gratuiti. Alla prossima.